Ok, intanto volevo ringraziare Marco per avermi dato lo spazio dopo pranzo, così avete tutti l'abbiocco e si spera che le domande non siano troppe. Se comunque avete domande, lo zio Marco Bruno sarà contento di rispondere a tutte. Questa presentazione l'ho preparata esattamente un anno fa, ho notato. Ho speso un anno a prepararla. Nonostante che l'abbia fatta rivedere al Dipartimento Public Relations di IRS, nessuno si è accorto che avrebbe dato la data. Io, per chi non mi conosce, lavoro in Airbus a Ottobrunn, a Monaco, faccio l'Operations Manager di IRS, ovvero diciamo sono quello che si occupa della gestione tecnica di tutte le operazioni del European Data Relay System. Mi viene sempre satellite, ma in realtà è system, perché sono più satelliti, che noi chiamiamo Space Data Highway, ovvero l'autostrada dei dati nello spazio. Qualcosa che, come Marco faceva vedere stamattina, è iniziato 30 anni fa, a livello di concetto quantomeno, e oggi possiamo dire che in realtà non è ancora in servizio. Se tutto va bene, mercoledì inizieremo a essere in servizio e a fornire un servizio stabile a ESA. Vediamo di cosa parliamo, ma prima di andare nello specifico, volevo fare un breve excursus su quello che significa le operazioni dei satelliti, perché è una cosa che anche chi è appassionato di spazio forse non ha ben chiaro. I satelliti in orbita bassa, low Earth orbit LEO, sono a un migliaio di chilometri di quota da Terra, anche meno, il che vuol dire che rispetto al raggio terrestre sono molto bassi, ovvero sono circa 10% del raggio terrestre di altitudine da Terra, e quindi il fatto che la Terra è sferica implica che, qui ho messo due esempi, ho messo un esempio di un satellite di osservazione terrestre che di solito sono in orbita polare, così possono osservare tutta la Terra, che è questo verticale, e l'altro esempio è la stazione spaziale, che invece ha un'orbita inclinata più o meno a 45 gradi, un po' di più. E per parlare con i satelliti normalmente, da Terra abbiamo bisogno di un'antenna. E l'antenna può parlare col satellite solo se vede il satellite, se è in linea di vista. E siccome il satellite è molto basso, la linea di vista della ground station, della stazione di terra, non è così grande. Allora, io quindi ho messo un paio di esempi. Una ground station che ESA ha è Svalbard, che hanno al polo nord, vediamo perché la mettono al polo nord poi. Un'altra è Maspalomas, che è nell'Atlantico, territorio spagnolo. E più o meno quello che ho evidenziato è il raggio di visibilità della ground station, ovvero la stazione di terra. Marco, quando fa il flight controller del satellite ad Arnstadt, può parlare col suo satellite solo quando il satellite vola al di sopra di quel raggio, di quel cerchio. E quindi vuol dire che abbiamo dei periodi di, noi chiamiamo AOS, Acquisition of Signal, acquisizione del segnale, molto corti, di pochi minuti tipicamente. Quindi vuol dire che noi per il resto del tempo, quando il satellite è qua giù, non sappiamo cosa sta facendo, magari è esploso, noi non abbiamo idea, magari non si sa. Se invece io mi sposto e vado molto più lontano, vado in geo, e vi ho messo un disegnino, ho provato a farlo in scala, quello che è la distanza del satellite geostazionario rispetto al raggio terrestre, perché spesso non ci si rende conto di quanto è lontano, con 36.000 km di quota, 42.000 di distanza, stiamo parlando di 7 raggi terrestri di orbita più o meno, quindi è molto lontano dalla Terra. Questo satellite ha una visibilità del pianeta intera, vede tutto il pianeta, o quasi, più o meno, quasi tutto. Ok, io qui infatti ho fatto questo altro cerchio che non è esattamente tutto il pianeta. Se poniamo, per puro caso, mettiamo un satellite a 9 gradi est, giusto? Un satellite che abbiamo lì, scusate, che chiameremo IRS-A per oggi, avrò più o meno tutta questa visibilità. Il vantaggio è che, oltre a essere così lontana e vedere tutta la Terra, siccome sono in geostazionario, dice la stessa parola, il satellite è fermo rispetto alla Terra, ovvero ruota insieme alla Terra, il suo periodo orbitale è di 24 ore esattamente alla Terra. Quindi questo satellite da qua su sarà sempre in contatto ogni giorno, costantemente 24 ore su 24, con la mia stazione di Terra a Weilheim, in Germania. Quindi noi da Terra saremo sempre costantemente in grado di parlare con il nostro satellite, e questo nostro satellite avrà un campo di vista molto più grande rispetto ad altri satelliti. Quindi se ci inventiamo un sistema
che fa appunto data relay, ovvero trasmissione dati, ponte dati, vediamo che questo satellite ha un spazio molto più grande, un tempo molto più lungo di acquisizione, di visibilità rispetto al nostro satellite. Quindi invece di avere centro di controllo da qualche parte qua in Germania, che parla solo quando il satellite passa qua sopra per pochi minuti, avrà più o meno metà dell'orbita, quindi magari 45 minuti di tempo continui, in cui il satellite attraverso un altro satellite e attraverso questo data relay, poi noi da terra mandiamo i dati al centro di controllo e abbiamo un periodo di acquisizione del segnale molto più lungo. In più, bisogna aggiungere un fattore, che la Terra ruota, mentre il piano orbitale no, perché non c'è niente che lo fa ruotare. Io ho scelto questa vista invece di quella classica, che è quella della Terra, diciamo, su della mappa con il traccio orbitale che cambia, perché forse così è più intuitivo. Ovvero la seconda orbita, diciamo, questa è l'orbita numero 1. Poi questo satellitino qua scende, 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 fa tutto il giro, passa dietro e ritorna davanti. Dopo un'ora e mezza. Ma in quest'ora e mezza la Terra si è girata. Quindi la ground station, la Terra, si è spostata. In questo caso ancora vede il satellite. Quindi questa ground station può ancora fare il suo servizio. Ma se noi facciamo passare un'altra orbita, vediamo che andiamo fuori. Quindi cosa vuol dire? Che normalmente quelli che fanno operazioni con i satelliti hanno un contatto molto corto, 5-10 minuti a seconda di quale parte del cerchio passano, ma soprattutto hanno un contatto magari per 2-3 orbite consecutive e poi devono aspettare 6-7 orbite prima che abbiano un altro contatto. E quindi è un contatto di pochi minuti, poi per ore niente, per un'ora e mezza niente, poi di nuovo pochi minuti, poi un'ora e mezza niente, poi di nuovo pochi minuti e poi per 5 ore niente. Se invece abbiamo questo satellite che è molto più lontano e che gestisce così, col fatto che copre quasi metà del pianeta, sostanzialmente prendiamo quasi tutte le orbite del satellite, perché non è neanche solo metà, perché in questa metà prenderemo magari la fase di orbita discendente. Poi quando la Terra gira ancora, il satellite risale dall'altra parte e lo vediamo di nuovo, perché la Terra ha girato. Quindi sostanzialmente su un satellite che tipicamente fanno 15-16 orbite al giorno, quelli che fanno osservazione terrestre, abbiamo visibilità su 14-15 orbite. Vuol dire che diamo una possibilità a questo satellite di mandare i dati a Terra molto più spesso e soprattutto da Terra di parlare col satellite. E vediamo poi magari questo che cosa comporta a livello operazionale, che vantaggi può dare e così via. Io qui ho fatto l'esempio e tutta la presentazione è molto incentrata sulla osservazione terrestre, perché non volevo parlare troppo della stazione spaziale, visto che ne ho parlato 2 anni fa e volevo cambiare un po' argomento, ma la stazione spaziale, il concetto è molto simile. Oggi la stazione spaziale non funziona basata su ground stations, ma usa quello che sono i TDRS, che sono i telemetry data relay satellites, che sono dei satelliti americani, e quindi ha un'acquisizione di segnale più o meno continua grazie a una costellazione di satelliti americani che poi mandano giù i dati a WaveSense. Ma in futuro userà anche, vediamo poi, potrà usare il nostro sistema IDRS. E qui invece abbiamo quella che è la più classica vista, no? Quindi se noi lo mettiamo diciamo apriamo il pianeta Terra e lo vediamo sulla mappa, vediamo che l'orbita in realtà però rispetto a noi sembra che sia il satellite che si muove, ma in realtà il satellite è sempre fermo, ruota sempre nella sua orbita, ma la Terra gli ruota sotto. Quindi quando fa un giro farà questo movimento rispetto alla Terra, poi il giro successivo la Terra ha girato e quindi si è spostato. E qui vi ho messo degli esempi di ground stations, sono appunto le stazioni di terra, e la visibilità che hanno. E invece qual è la visibilità di un satellite, qui abbiamo i DRS-A che è un satellite, i DRS-C che è un altro satellite, la visibilità che hanno. Quindi vedete che è molto più grande, quindi con un singolo satellite riusciamo a fare una copertura molto più grande del pianeta rispetto ad avere tante stazioni di terra. E soprattutto queste stazioni di terra le possiamo mettere nei posti dove c'è la Terra, ma in mezzo all'oceano è difficile mettere stazioni di terra, quindi ci sono parti del globo che comunque non potrebbero essere coperte. Una cosa che mi sono dimenticato e torno indietro è, vedete nel come gira la Terra, ci sono le stazioni a bassa latitudine, sono quelle che si spostano e vanno fuori. Un sistema per ovviare questo problema è mettere le stazioni al polo, che è quello che fa la stazione di Svalbard. Svalbard, siccome è al polo, anche se la Terra gira, il polo gira si muove di poco, Svalbard è molto vicino al polo e quindi questa stazione in particolare ha visibilità su praticamente tutte le orbite.
però non ovvia il problema dei pochi minuti. I pochi minuti rimangono sempre pochi minuti, però quantomeno su ogni orbita. Di contro c'è qualche povero Cristo che deve andare a vivere a Svalbard a fare le operazioni in mezzo al ghiaccio. Quindi a livello di costo, no? Che poi si parla di soldi, ma è costo umano, di sforzo, di da fare, sostanzialmente un contatto con Svalbard costa quanto un contatto con un satellite di DRSA, cioè il costo di mantenere una stazione di terra al Polo Nord è tanto quanto mantenere un satellite geostazionario, perché è in una situazione, in una zona veramente ostica. Ok, quindi questo invece appunto è l'esempio di quello che può succedere, e possiamo vedere qui per esempio dopo 12 ore quello che succede è che qui nella fase cambia la fase, quindi a un certo punto anche nella fase ascendente vedo i satelliti, quindi lo vedo più o meno in tutte le orbite. Ora, prima di andare nel dettaglio, una cosa, appunto, come dicevo, gli americani hanno questo satellite che si chiama TDRS, questo sistema di satelliti, che usano comunicazioni in banda KU, banda S, intersatellitari. Ora, cosa comporta? Immaginate, per i satelliti delle comunicazioni, quello è fatto apposta per fare le comunicazioni, quindi tutto quello che è satellite sono antennoni grandi. Ma per un satellite utilizzatore, che magari il suo scopo ha come scopo di osservare la Terra, vogliamo, il discorso è sempre lo stesso, minimizzare la massa inutile per massimizzare la massa che possiamo mettere in strumenti scientifici. Quindi, per un satellite che magari non è troppo grande, piuttosto piccolo, mettere un'antenna pesante che consuma energia e così via, potrebbe essere un problema, perché già comunque devono mettere un'antenna per parlare con le stazioni di terra, ok? Perché comunque non c'è modo di sostituire completamente le stazioni di terra. Ci vorrà comunque un'antenna che guarda verso terra, in più bisognerebbe aggiungere un'antenna che guarda verso l'alto, di una certa dimensione, di un certo peso e così via. Per questo motivo non è così tanto usato a livello satellitare. La stazione spaziale appunto lo usa, ma la stazione spaziale è una cosa immensa, di una certa dimensione. Perché questa cosa cominci a essere veramente utilizzata a livello di satelliti, anche satelliti di piccole dimensioni? Dobbiamo avere un sistema ragionevolmente piccolo, ragionevolmente leggero, che consumi meno potenza possibile. E qui entra in gioco la STAR, che è il nostro laser. Questo è uno schemino del Laser Communication Terminal. In tutto, appunto, sono 60 cm, quindi una cosa di queste dimensioni, ma il telescopio in sé è questo qua sotto che non si vede, è verticale, e poi abbiamo un braccio che si muove, che è quello che noi chiamiamo Coarse Pointing Assembly, non riesco a tradurre bene coarse, grossolano forse, puntamento grossolano, che si muove in asse di azimuth elevazione, ovvero azimuth elevazione, e l'uscita del telescopio siamo sui 13 cm più o meno, ok? Quindi, ma in realtà quando andiamo a puntare il satellite, questo braccio si muove appunto a livello poco preciso, e poi c'è un sistema di specchi interno che fa il puntamento preciso. Stiamo parlando di un sistema in totale che pesa circa 50 kg e che a 40.000 km di distanza, perché questa è la distanza a cui lavoriamo, ha un data rate di 1 Gbps. E appunto, sapendo quant'è la velocità dei nostri cellulari e della rete a casa, 1 Gbps non è da poco. Il tutto con una potenza di trasmissione di 1 watt. Ora, di nuovo, poi magari lo zio Marco qua ci insegna le telecomunicazioni e quanta potenza serve di solito, ma qui il trucco sta veramente nel fatto che il fascio del laser è veramente molto molto concentrato, ovvero parte a questa piccola, insomma, il telescopio di 13 cm. Quando arriva a 40.000 km di distanza sul satellite, il diametro è di circa 600 metri. Ok? Quindi abbiamo un fascio che deve colpire un satellite a 40.000 km di distanza che avrà un altro laser di queste dimensioni. Noi lo puntiamo e dobbiamo beccarlo col nostro fascio a 40.000 km di distanza con un fascio di circa 600 metri. Facendo il calcolo di accuratezza, viene nell'ordine dei 7 microradianti di puntamento. Il fascio di uscita, no? No, questo è il telescopio, il fascio più piccolo. Sì. Ok? La cosa interessante è che questo sistema è totalmente sovradimensionato, ovvero è in grado di trasmettere a 5 watt, e nonostante ciò abbiamo visto che anche trasmettendo a 1 watt abbiamo un bit error rate
virtualmente nulla, ovvero non riusciamo ad avere errori, non misuriamo nessun errore. E trasmettiamo normalmente a 1 watt, nonostante potremmo trasmettere a 5, perché a 1 watt funziona. Quindi questo, che è sostanzialmente il primo prototipo, non è il primo, la prima unità, ma la prima serie di prototipi, si sta lavorando per ridurne ancora le dimensioni. Quindi si pensa che invece di 50 kg potremo scendere intorno ai 25 kg, e si pensa che la dimensione del telescopio si possa ridurre circa 6-7 cm invece di 13 cm, di modo da usare un po' più di potenza ma ridurre la massa ulteriormente. E niente, questo qui abbiamo la posizione di parcheggio. Il motivo per cui abbiamo la posizione di parcheggio è che le ottiche dell'area sono molto sensibili, quindi tutte le volte che il satellite deve fare delle manovre, tipo di station keeping si chiama, cioè di tornare nella posizione geostazionaria e diciamo correggere i disturbi, e quello che succederebbe se non lo parcheggiassimo sarebbe che le ottiche verrebbero contaminate dalla propellente, e quindi sul lungo termine rischiamo di perdere efficienza. Quindi una volta ogni 2 settimane, quando facciamo questa station keeping maneuver che dura circa mezz'ora, quello che facciamo, mettiamo il laser in posizione di parcheggio bello protetto, coperto, e siamo sicuri che non succede niente di male. Qui lo vediamo montato sul satellite. Questo è EB9B, è un satellite di telecomunicazione di Eutelsat che è stato lanciato a gennaio. Il laser è questo coso qua montato, e vedete, questo qua è un colosso, un satellite di telecomunicazione televisive, ha un sacco di antenne, è una cosa molto grande, ma secondo me dava bene l'idea rispetto ad antenne che hanno un data rate, non so dove in italiano, un ratio di dati comparabile, diciamo. Quanto più grandi sono le antenne, quanto più pesanti e consumano una potenza molto più alta, ok? Questo è il nostro laser che fa comunicazioni intersatellitari. Su questo satellite abbiamo anche montato un'antenna in banda KA. ISL vuol dire Inter-Satellite Link, quindi per comunicazioni satellitari, ovvero oltre a fornire un servizio con laser, per chi vuole forniamo anche un servizio di data relay con banda KA, che è una banda anche questa molto veloce. Vediamo poi magari gli utilizzi di questo. E poi questa antenna qua è la nostra antenna di downlink, l'antenna con cui mandiamo i dati a terra, alle stazioni di terra. Quindi il concetto è, dal satellite cliente arrivano i dati via laser qui dentro, e poi c'è un sistema di processamento dati che li manda a questa antenna, che li manda verso terra, e a terra avremo la nostra stazione di terra che riceve questi dati. Ora, appunto, questo è un colosso di telecomunicazioni, ha un sacco di antenne, ma vedete che su un satellite che invece è scientifico e magari più piccolo e non ha spazio per tutte queste antenne, non ha peso, il laser può portare un vantaggio effettivo, perché è molto meno peso e molta meno potenza, ha un data rate molto più alto. Questo è più o meno come uno schemino, e non vi spaventate, adesso lo spiego in dettaglio, di come sono tutte le operazioni. Qui a sinistra ho messo quello che è l'utilizzatore, quindi questo è tutto il sistema del cliente che non ha a che vedere col nostro sistema, quest'altro è tutto il nostro sistema. E vediamo, andiamo a vedere tutti i centri. Io sono persona operations, ho fatto operazioni da sempre quasi nella mia carriera, quindi cerco sempre di mettere nelle presentazioni, di far capire cosa significa operare un sistema, perché sempre, molto spesso si mette enfasi sullo sviluppo di qualcosa, sull'ingegneria, sul design, e poi quando si fa e si lancia, boh, va da solo. No, ci vuole un sacco di sforzo per usufruire di quello che si è progettato. È un lavoro coordinato tra una serie di centri, che vale per la stazione spaziale, vale per i satelliti, vale per sistemi di questo tipo. Ora andiamo a vedere quali sono più o meno i centri che sono coinvolti nelle operazioni di DRS. Il primo centro, che è quello più ovvio sembra, è lo Spacecraft Control Center, ovvero il centro da cui gestiscono il nostro satellite. Nel caso di DRS-A è Eutelsat, come detto, a Parigi. Il DRS-C ancora non esiste, è un satellite che verrà lanciato, se tutto va bene, nel 2018, e il centro di controllo sarà l'agenzia spaziale tedesca a Oberpfaffenhofen. Sono satelliti geostazionari, quindi le operazioni di questo satellite sono la cosa più noiosa che ci sia al mondo, probabilmente. È un satellite che deve stare fermo nella posizione e deve guardare terra tutto il tempo, e basta.
però quello che loro fanno sostanzialmente sono responsabili della safety del satellite, ovvero reagiscono alle anomalie, monitorano il satellite, controllano che tutto vada bene, se qualcosa si rompe cercano di aggiustarlo, di recuperarlo in tempo reale. Quindi monitorano telemetrie, reazioni in caso di anomalie e sono quelli che si occupano di mandare comandi al nostro satellite. Questi si occupano del quello che noi chiamiamo il bus, viene chiamato bus come l'autobus, appunto, solo il satellite, ovvero quello che trasporta il nostro payload, il nostro carico pagante. Il nostro payload è, in questo caso, il laser. E il laser viene, anche questo, gestito dall'agenzia spaziale tedesca, chiamato Devolved Payload Control Center, DPCC per noi, che da Oberpfaffenhofen in Germania gestisce il payload. Quindi questi, mentre quelli di prima erano i responsabili della safety del satellite, questi sono i responsabili della safety del payload, ovvero monitorano le telemetrie del nostro payload e reagiscono in caso di anomalie, ma appunto fanno solo tutto ciò che è off nominal, quello che va, quando qualcosa va storto reagiscono, ma normalmente se tutto va bene stanno lì e guardano e si preoccupano che tutto vada bene. E in quanto responsabili del payload sono quelli che si interfacciano con lo Spacecraft Control Center. Quindi abbiamo detto, prendiamo l'esempio di DRS-A, che è quello che è nello spazio oggi. Il satellite è controllato da Parigi, il payload è controllato da Oberpfaffenhofen, le antenne di terra sono controllate dall'agenzia spaziale tedesca a Weilheim. Ora, qui un piccolo dettaglio, la banda KA è molto alta in frequenza e quindi consente un grande quantità di dati, un grande data rate. Purtroppo ha lo svantaggio che è piuttosto sensibile al clima. Quindi quando piove forte, quando abbiamo temporali, abbiamo degli outage del segnale, ovvero perdiamo il segnale completamente. Per questo motivo, per garantire un servizio continuo, quello che si usa la site diversity, diversità di posizione, ovvero abbiamo antenne in vari luoghi. Siccome il problema è la pioggia, siamo andati a mettere un'antenna in Inghilterra. Nella realtà dei fatti, però, questa è la prima cosa che ho pensato, ma nella realtà dei fatti abbiamo notato in questo annetto in cui facciamo operazioni che in effetti l'antenna in Inghilterra non ha mai avuto problemi, perché la banda KA è sensibile alle piogge molto forti. La pioggia inglese, la pioggerellina, non dà problemi. Quindi in effetti non abbiamo mai avuto mancanza di segnale ad Arwell, mentre a Weilheim spesso abbiamo avuto, insomma spesso, stiamo parlando sempre di meno di un punto percentuale di problemi nel tempo, ma comunque una ventina di volte abbiamo perso il segnale. Quindi quello che si fa è, il sistema ha tante antenne, tutte che ascoltano lo stesso satellite, quindi il satellite manda un fascio molto grande che copre più o meno tutta l'Europa. E abbiamo antenne in varie locations, quindi se piove da una parte abbiamo l'altra antenna che sta ricevendo il segnale, quindi possiamo integrare il segnale e mandarlo comunque al cliente senza fargli perdere il servizio. Chi si occupa di gestire, qui ci sono le antenne, queste sono le antenne di Weilheim, questa è l'antenna di Redoux in Belgio, centro ESA, e questa è l'antenna di Harwell UK, che è dove c'è il nuovo centro ESA di telecomunicazioni, però sono tutte antenne contratte da Airbus, controllate tutte da Weilheim, dall'agenzia spaziale tedesca. Questo è lo schema delle ground stations 1, 2, 3, 4, le 4 stazioni di terra, quindi il monitoraggio di telemetria delle stazioni di terra. Ok, quindi abbiamo visto chi controlla il satellite, chi controlla il payload, chi controlla le antenne. A chiudere il tutto c'è il Mission Operation Center, che noi chiamiamo MOC, che è quello che si occupa di coordinare tutte le operazioni, che si trova a Ottobrunn, è dove lavoro io, e io in quanto responsabile sono, diciamo, responsabile delle attività al Mission Operation Center e di tutte le altre attività messe insieme. Ovvero quello che noi facciamo, quando innanzitutto ci interfacciamo con l'utente, quindi il cliente arriva, io ho bisogno che mi fai un passaggio del satellite da quell'ora a quell'ora, poi vi spiego un po' meglio come funziona. La pianificazione dell'attività viene tutta gestita da noi attraverso un software che da qualche parte lì dentro, che prende
la richiesta controlla la availability, la disponibilità nella programmazione, se abbiamo già il sistema occupato oppure se possiamo veramente farlo, pianifica il tutto. A quel punto il software di terra fa questo calcolo molto complicato per dare i parametri al satellite, al laser, per funzionare, lo impacchetta e lo manda a bordo. Quindi tutto il comando e le operazioni le facciamo noi attraverso il payload control center, lo spettro control center, ma fatto da noi, ovvero è completamente trasparente per loro. Quindi sostanzialmente, come dicevo, gli spacecraft e il payload control center si occupano delle anomalie, noi ci occupiamo della missione nominale e quindi della pianificazione dell'attività. In più monitoriamo una parte del sistema di terra, che ad esempio, appunto, dicevo, il sistema di pianificazione, tutta la parte di rete IT, perché comunque dovete immaginare, abbiamo una rete che deve andare a una certa velocità non indifferente tra gli Stati Uniti e la Germania, il Belgio, la Francia, il Regno Unito, volevo dire, scusate. E poi monitoriamo appunto quello che noi chiamiamo link sessions, che sono le attività, le sessioni di comunicazione, e configuriamo il satellite delle stazioni di terra, e in più facciamo quello che viene chiamato service desk, ovvero help desk vero e proprio, un sistema di ticketing, e il cliente ha problemi e comunica con noi. Ora andiamo un pochino nello schema totale, cerchiamo di vedere un attimino come funziona la pianificazione, perché è una cosa, appunto, come dicevo, piuttosto complicata. Innanzitutto, quello che bisogna fare, il cliente come fa a sapere? Sì, il cliente sa che ha bisogno di una comunicazione, io ho bisogno di scaricare dati, ma per poterlo fare devo vedere il nostro satellite, quindi ovviamente non posso scaricare i dati quando sono dall'altra parte del pianeta. Quindi quello che succede all'inizio, i due centri, ovvero il Mission Operation Center, noi, e lo User Data Center, che è il centro, in questo caso se parliamo ad esempio di Sentinel, per esempio, si trova a Frascati, a Roma, noi diamo a loro la nostra posizione, la nostra orbita di riferimento, e loro danno a noi la loro orbita di riferimento. Orbita di riferimento vuol dire che non è l'orbita esatta, è l'orbita per cui il satellite è stato disegnato, progettato e lanciato. E normalmente i satelliti hanno come requisito di stare, per esempio quelli in Leo, di stare all'interno dell'orbita di riferimento di più o meno qualche secondo o un minuto, non lo so, dipende dai satelliti. Vuol dire che nella loro orbita il satellite magari è 2-3 secondi più avanti, 2-3 secondi più indietro. Il che va benissimo per calcolare la visibilità tra i due satelliti. Ma visto che dicevo prima che il fascio del laser è 500 metri di diametro e il satellite si muove a 7 km al secondo, se il satellite è 3 secondi più avanti l'abbiamo mancato, quindi questa orbita di riferimento non va bene per fare l'attività. Okay? Questo è solo a livello di pianificazione. Quindi ci scambiamo le orbite, calcoliamo il periodo di visibilità, diamo al cliente appunto dove abbiamo slot liberi per fare l'attività, e a quel punto il cliente dice: ok, io voglio un link quel giorno a quell'ora, e viene inserito nel sistema. A quel punto cosa succede? Da entrambi i lati i sistemi di terra fanno tutto questo calcolo e calcolano questo che noi chiamiamo, sono polinomi di Chebyshev, sono calcolo matematico per dare al laser esattamente dov'è la posizione dell'altro satellite, dove sarà. Come facciamo a farlo? Per sapere dove sarà bisogna fare quello che si chiama ranging, ovvero si calcola la posizione esatta del satellite con precisione di pochi metri da entrambi i lati, ovvero noi sappiamo esattamente la posizione del nostro satellite, il cliente sa esattamente la posizione del suo satellite, ce le scambiamo e facciamo il calcolo di qual è la posizione esatta del laser, cioè dove dovrà puntare il laser. Si fa un'interpolazione polinomiale nel futuro e diciamo: domani il satellite a quell'ora sarà esattamente lì con una precisione di pochi metri, e quindi mandiamo al satellite i comandi, diciamo: a quell'ora punta il laser in quella direzione con una precisione di 7 micrometri, come dicevo. Questo viene fatto da un lato sul nostro laser e dall'altro lato sul laser del cliente, perché i due laser devono vedersi e parlarsi a vicenda. Quindi questo calcolo viene fatto nei centri, diciamo, qua sotto, dopodiché ognuno lo manda al suo centro di controllo, che lo manda alla sua antenna, che lo applica al satellite. Viene messo sul satellite e viene, si dice, time tagged, taggato nel tempo, ovvero non si comanda in tempo reale, ma gli si manda un comando dicendo: questo comando va eseguito a quell'ora esatta, quel minuto, secondo esatto.
Ah, eccolo qua, scusate. Quindi qui, e qui abbiamo la plink al satellite. A quel punto, oltre a configurare il satellite, dobbiamo anche configurare la stazione di terra, ovvero dobbiamo dire alla nostra stazione di terra e al terminal dei dati, guarda che a quell'ora, a quel momento, avverrà questa link session. Quindi tu mettiti in ascolto e prepara tutto quanto in modo che arrivino i dati. Anche questo dicendo, dando esattamente il tempo. Quindi tutto questo viene più o meno in anticipo. Al che poi passa un po' di tempo e alla fine si esegue la cosa. Quindi il satellite passa dove deve passare, il laser comunica con l'altro laser. Come avviene il puntamento è una cosa molto complicata. Sembra che Dudok, quando presentò, fece l'esempio di puntare un laser da qua sullo specchietto di una macchina a New York, per darvi l'idea. Questo è più o meno il concetto. Siamo a 40.000 km, i due laser fanno quello che viene chiamato handshake, ovvero uno dei master slave, uno dei due laser è lo slave, si punta nella direzione che deve guardare e sta fermo. L'altro laser, il master, comincia a fare un cono di circa 1000 micrometri di angolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo, e diciamo quando passa davanti all'altro laser vedrà nella sua telemetria che ha dei picchi di energia perché vede la luce dell'altro, e pian piano, dopo circa un minuto, i due si sono trovati, sanno esattamente dove sono, a quel punto c'è l'handshake, si parlano e si scambiano le informazioni a vicenda e si riescono a seguire. Sì. E dopodiché questo avviene per tutta, quindi durante tutto questo il nostro satellite è fermo, quest'altro satellite sta muovendo a 7 km al secondo, quindi stiamo puntando un laser su uno specchietto di una macchina a New York che si muove anche a 7 km al secondo nel frattempo. Giuseppe. E quindi durante il movimento, appunto, la sessione può durare 10 minuti, un quarto d'ora, i due laser continuano a muoversi e a seguirsi, ok? Però da questa distanza, se ritorniamo a quello che era la visione da lontano, non è che si muove di tanto il laser, si sta muovendo veramente di pochi decimi di grado, e quindi non si muove tutto il course pointing assembly, non si muove tutto il braccio, ma sono veramente gli specchi solo all'interno che fanno questo puntamento molto preciso e seguono il satellite. Sì. Bisogna vedere se lo user mentre scarica i dati sta anche facendo osservazione. Di solito non è detto. Magari, poi vediamo un attimino i casi di utilizzo. Bisogna vedere qual è l'utilizzo dello user in quel caso. Nel caso che dici tu sì, ma non è detto che serva. Dopodiché i dati vengono scaricati a terra in due stazioni di terra in parallelo, come dicevo, per la site diversity. Qui sto facendo l'esempio di DRSA, poi vi faccio vedere il resto. E quello che succede tra le due stazioni di terra è quello che noi chiamiamo data consolidation, consolidamento dei dati, ovvero se c'è un confronto tra i dati ricevuti alle due stazioni di terra, una che è la stazione principale, quella di Weilheim, e l'altra che è quella secondaria, quella di Redoux in Belgio. Se a Weilheim mancano dei dati o i dati sono corrotti, il sistema prende i dati dall'altra parte e li manda e integra, dopodiché manda i dati direttamente allo user data center. Quindi a questo punto finalmente il cliente ha avuto accesso ai suoi dati. Questo è più o meno come funziona. Ora spero che tutto questo schemino sia un po' più chiaro. Vi ho fatto l'esempio di IDRS-A, che è un satellite. IDRS-C sarà il secondo satellite che lanceremo nel 2018, che avrà le sue antenne, ma i centri di controllo sono gli stessi fondamentalmente, quindi semplicemente solo avremo due antenne dedicate a un satellite e due antenne dedicate all'altro satellite, e il cliente potrà decidere quale dei due satelliti usare. Ancora questo qua, ancora ci stiamo lavorando, chi sarà a decidere, se sarà il cliente a decidere o se il cliente semplicemente chiede e poi noi decidiamo su quale satellite mandarlo. Alla fine è solo una questione di organizzarsi a vicenda, ma questo più o meno è tutto il sistema di terra. Se invece di vederlo a livello schematico lo vediamo a livello geografico, vediamo che è davvero un programma europeo. Quindi i centri di cui ho parlato, appunto, coinvolgono i tre centri principali, sono in Germania, Ottobrunn, che è vicino a Monaco di Baviera, Oberpfaffenhofen, che è vicino a Monaco di Baviera ma dall'altra parte, che è qua, scusa, questo è Ottobrunn, questo è Oberpfaffenhofen, e questo è Weilheim, che è sempre nella Baviera del sud, in mezzo alle montagne, dove ci sono le stazioni di terra. Hanno montato le stazioni di terra là perché è una zona in cui c'è in pratica una valle naturale che aiuta e fa l'antenna, e comunque è lontano dalla città, quindi non ci sono disturbi.
una delle cose che avevo notato quando è andata a Vinyl, anche il cellulare non prendeva, dico cavolo, ma non prende niente. Eh sì, facciamo apposta per questo, che è importante una cosa, perché almeno non dà fastidio. Dopodiché, il dato, nel caso di Sentinel, dei satelliti Sentinel, che sono i nostri primi clienti, viene mandato a Roma, Frascati, che è il centro dell'Esrin. Esrin sta lavorando per avere una sezione di terra loro a Matera. Dopodiché, i dati da qua vengono smistati di nuovo a Oberpfaffenhofen e in Inghilterra, dove ci sono i PAC, che sono. Payload, non mi ricordo del PAC, sono quelli che analizzano i dati e poi li mettono su internet, disponibili a tutti gli scienziati. Quindi poi il dato arriva da su, viene qua, viene mandato qua, viene rimandato in questi posti qua, viene l'immagine o quello che è, viene analizzata, viene messa, insomma, viene processata e viene messa online. E poi l'utente, che può essere un professore, può essere un centro di ricerca, può essere quello che è, da qualunque posto d'Europa può prendere i dati. Adesso che vi ho spiegato più o meno come funziona, volevo fare un po' un excursus su quali sono gli use case, si dice in inglese, i casi di utilizzo di un sistema del genere, dov'è che può tornare conveniente. Beh, come dicevo, appunto, la prima cosa che salta all'occhio è che abbiamo acquisizione del segnale per periodi molto più lunghi, quindi links molto più lunghi, e su quasi tutte le orbite. E in più abbiamo una velocità di scaricamento dei dati impressionante. Per darvi un'idea, Sentinel scarica 600 megabit soltanto, perché non hanno loro un sistema così veloce. Vuol dire che in 10 minuti scarichiamo 40 giga da 40.000 km di distanza. Se mettete una penna USB nel computer, in 10 minuti 40 giga non li copiate. Quindi c'è un grande aumento della quantità di dati disponibili. Allora, esempio, io qui ho messo ad esempio, questo è l'esempio molto recente che ho preso le mani dal forum, ma non vi ho citato, mi dispiace, mi sono dimenticato. Sono immagini molto recenti che si riferiscono al terremoto che è avvenuto in centro Italia. Quindi, osservazione terrestre, cosa vuol dire? Questi satelliti possono osservare con una precisione incredibile lo spostamento della Terra di pochi centimetri. E quindi, a livello globale, possono fare una mappatura del pianeta e tenere sotto controllo quello che fanno regolarmente, tengono sotto controllo le zone più a rischio e quindi potrebbero essere in grado di prevedere o di capire. Però quello che fanno oggi lo fanno, e lo fanno in maniera limitata, perché non hanno molto accesso ai dati, possono scaricare pochi dati al giorno. Nel momento in cui noi gli diamo un servizio del genere, gli scaricheremo qualcosa come 3 terabyte di dati al giorno, più o meno. Quando avremo 4 satelliti in servizio. Ma il limite è di nuovo loro, perché non. Quindi questo è il primo utilizzo sicuramente, avere accessibilità a grandi quantità di dati, ovvero poter mettere disponibili online ai vari centri alla protezione civile, agli scienziati, a chiunque ne abbia bisogno, online ogni giorno un sacco di immagini da analizzare. Poi ci vuole qualcuno che ci si mette le analisi, ma intanto noi cominciamo a fornire. L'esempio successivo sono le applicazioni near real time, ovvero, come dicevo, quello che succede oggi è che i satelliti di osservazione terrestre purtroppo non possono comunicare così velocemente con Terra. Quindi, nell'esempio del terremoto, per esempio, le immagini sono arrivate un giorno dopo a Terra. Ok? Questa cosa invece ci permette di avere le immagini disponibili entro pochi minuti. Vuol dire che se il satellite sta passando sopra un'area che ci interessa, io qui vi ho fatto questo esempio, e sempre sono immagini sempre di Sentinel. Questo è un esempio in Bosnia di un'alluvione. Ok? Vedete, queste sono le, e a, queste, questa foto qua ha aiutato a fare una mappa dei territori alluvionati. È arrivata 2 giorni dopo. Immaginate se la protezione civile, quando ha un'alluvione, gli arriva dopo 10 minuti una foto che gli dice esattamente cosa è successo in tutte le posizioni, in tutte le situazioni. È quello che, secondo me, è un enabling factor, viene chiamato in inglese, un fattore abilitante per fare delle cose che oggi non sono possibili. Lo possiamo, esatto, e significa
bisogna farlo fino a un'ora prima, invece che un giorno prima. E comunque è una bella differenza. Però, di nuovo, qui stiamo parlando solo di scaricare, non stiamo comandando satellite. Il satellite deve sapere già che prenderà immagini. Diciamo che il satellite comunque sta prendendo immagini, perché comunque tutti i giorni prenderà immagini dove passa, continuamente. Però quelle immagini, innanzitutto, sono tantissime e le possiamo scaricare tutte. Quindi, mentre adesso non prendono immagini continuamente, in futuro prenderanno immagini continuamente, perché non si riempie il buffer, continuano a scaricarle subito e immediatamente. E gli arrivano subito, non devono aspettare mezza giornata che gli arrivino le immagini, gli arrivano entro un quarto d'ora, 10 minuti. Quindi questa è una cosa. Qui un altro esempio è di nuovo il terremoto dell'Aquila, scusate, di Accumoli di quest'estate. Di nuovo, ha immagini di Sentinel usate per tracciare e per identificare dove sono stati i disastri più gravi. Quest'altro esempio che ho messo qua è invece un esempio di sorveglianza marittima. Per esempio, questa è una foto che aveva fatto Sentinel per l'aereo Egyptair che è andato disperso in mare quest'estate. O prima, quando era? Era l'anno scorso. Hanno identificato quello che sembra essere una macchia di carburante e quindi hanno detto potrebbe essere lì che è caduto l'aereo. Questa foto è andata 2 giorni dopo. 2 giorni dopo ormai erano tutti morti. Immaginate, di nuovo, si perde un aereo nell'oceano, nel giro di 10 minuti possiamo fargli una foto e trovarlo e sapere dov'è. Questa è la situazione più palese della grande differenza che c'è in realtà tra i satelliti civili e i satelliti militari. La gente pensa che sia nella definizione, non è così, i satelliti civili sono già la definizione. Il problema è la gestione e la velocità. Neanche i militari hanno questa gestione, lo faranno attraverso di noi anche loro, quindi no, questo... No, sono clienti come gli altri, pagano anche loro. Non hanno gestione. Chi paga fa. Avranno più soldi. No, non hanno un sistema del genere. L'unico sistema che esiste al mondo oggi è il TDRS, quello americano, che ha un data rate molto più basso. Stiamo parlando di 100 megabit al secondo. Noi andiamo a 1 gigabit e 8, 20 volte più veloce. Non esiste un sistema del genere ad oggi che ha queste velocità. Ok? Perché il laser, come dicevo, dà queste possibilità di queste dimensioni. E come dicevo, l'altra cosa è, di nuovo, devi avere satelliti molto grandi per avere antenne che abbiano una potenza e una dimensione di un certo livello per poter comunicare. Okay? Quindi, applicazioni per disastri naturali, come dicevo, e sorveglianza marittima. Io ho parlato del naufragio, incidente aereo, ma appunto, o navi in pericolo durante naufragi, pirateria, cosa che ad oggi non è assolutamente un problema risolto, e così via. Uno degli utilizzi anche, per esempio, il tracciamento dei barconi dei migranti, si potrebbero vedere da dove partono e andare a beccare subito quei delinquenti che li mettono sotto barche. Esatto. Per darvi un'idea di cosa significa, questa è una mappa della Terra, ovvero la disponibilità dei dati, diciamo il ritardo con cui i dati sono disponibili oggi sulla base delle stazioni di Terra. Quindi questo era il 2015, non oggi, prima che lanciassimo il DRS. E come vedete è vero che nella parte nord è disponibile quasi subito i dati, perché qui abbiamo un sacco di stazioni di Terra, c'è Maspalomas, ci sono in Europa, c'è Svalbard al nord, ci sono altre stazioni di Terra da questa parte. In certe zone è facile, in altre zone appunto l'oceano innanzitutto manca, perché non puoi mettere una stazione di terra da quelle parti, cioè. E poi ovviamente appunto sì, uno può andare a mettere una stazione di terra in Africa o nel deserto del Sahara, ma poi non è facile da mantenere, da avere anche quei sistemi di terra che trasmettono i dati da una parte all'altra e così via. Quindi questo è quello che era ad oggi, con requisiti di latenza di 15 minuti per l'applicazione di sorveglianza marittima. Per esempio, ho fatto un esempio, la pirateria tipicamente è in questa zona qua. No? E vedete che è completamente fuori dal sistema di terra, non c'è modo di... Se mettiamo il DRS con 2 satelliti A e C, questo è quello che sarà nel 2018. Ad oggi sostanzialmente manca il C, ma quindi l'obo di qua è un po' più piccolo, perché il DRS A è qua, il DRS C sarà qua più o meno, quindi sarà un po' più grande, arriveremo fino ai bordi dell'Australia, vedremo tutto l'oceano indiano. Ma vedete, vuol dire che che saremo in grado di identificare navi che si avvicinano ad altre navi, per esempio per pirateria, e in dieci minuti, cioè in tempo reale, sostanzialmente informare il centro di sorveglianza marittima, che informa la guardia costiera, informa la nave stessa e così via, per dare un esempio. Sì.
Sì, fatela alla fine. È la domanda, quella è la domanda per gli esperti, per vedere appunto, per i curiosi. In che senso? Stiamo parlando, allora, innanzitutto questi loro hanno delle stazioni di terra anche loro, dipende sempre dove hai stazioni di terra. Come vedi, dove c'è terra più o meno ci sono stazioni delle ground station da qualche parte che coprono a parte nelle zone, ma quello che manca completamente sono gli oceani, fondamentalmente tutta la parte degli oceani manca completamente. E in futuro, cosa che noi andremo a proporre alla ministeriale a breve termine, se ci sarà un terzo satellite da queste parti, chiamato D Delta, il B non c'è speranza, insomma, con tre satelliti si può coprire tutto il globo. Ma di nuovo, A e C sono stati messi non lontani, quindi la copertura non è ottimale, semplicemente perché in questa zona serve più utenza, quindi con due satelliti si può fornire più dati. Un'altra applicazione interessante è quella che noi chiamiamo forward tasking, ovvero di comandare il satellite. Quindi finora abbiamo parlato solo di scaricare dati scientifici dal satellite. Il passo successivo è comandare il satellite, quindi quello che facciamo oggi con i satelliti Sentinel, per esempio, perché fondamentalmente i satelliti Sentinel non hanno installato dalla loro parte un sistema per ricevere i comandi, loro comunque pianificano in anticipo, e quindi tutte le sessioni di comunicazione che fanno con noi, tutti i comandi per fare fotografie, li devono mandare più o meno un giorno in anticipo. Ovvero dall'ESOC ad Arnstadt, più o meno 24 ore prima, mandano i comandi al satellite per quello che farà il giorno successivo. Ok? Se abbiamo invece un satellite che dal nostro satellite può ricevere dati, ecco un altro enabling factor molto interessante. Qui vi faccio un esempio. La stazione di Svalbard, di nuovo, abbiamo il satellite che sta scendendo, passa sopra Svalbard e poi passerà sopra tutto l'oceano, e noi questo è l'ultimo momento in cui possiamo comunicare col satellite, poi per tutta questa mezza orbita non potremo più comunicare. Possiamo però dirgli: guarda, appena spunti fuori dal polo sud e vedi di RSA, parla con lui che avrà qualcosa da dirti, vai a bussare e vedi cosa ti vuole dire. Passa mezza orbita, la Terra, diciamo, gira dall'altra parte, il satellite spunta da sotto, emerge dal polo sud, vede il nostro satellite, si mette in comunicazione con lui, e noi adesso possiamo in real time dirgli cosa fare. Allora, prendiamo di nuovo l'esempio di un incidente aereo, che è avvenuto qua. L'incidente aereo, quando siamo qua, non è ancora successo. Non posso dire al satellite fai la foto là, perché l'incidente aereo non è ancora successo. Mentre il satellite sta scendendo e arriva qua, c'è un incidente aereo. Cosa facciamo? In real time, quasi in real time, diciamo al satellite: ah, guarda che c'è stato un incidente aereo più o meno da questa parte, fai un po' di foto, cambia il programma. E quindi il satellite ora ha l'istruzione di fare foto nella zona dove è avuto l'incidente aereo. Fa le foto, dopo aver fatto le foto immediatamente le scarica a terra e immediatamente noi le forniamo all'utente. Quindi questo è ancora addirittura il passo successivo, veramente quasi real time. Fare reazione a operazioni, quello che è in tempo reale, quindi reagire a quello che succede. Altro esempio del tempo reale, è un classico esempio che fanno, sono le nuvole. I satelliti ottici, se hai nuvole, non servono niente. Quindi tu magari hai pianificato il tuo satellite per fare un sacco di foto sopra l'India, il giorno dopo in India c'è un monsone e hai sprecato tutta la giornata, perché quello fa un sacco di foto e sono tutte foto inutili. Quello che puoi fare in questo modo è ancora comandarlo in tempo reale e dirgli: guarda, non fare quelle foto che sono inutili, smetti di fare quello, fai qualcos'altro. E quindi si ottimizza il ritorno scientifico, si ottimizza il ritorno di osservazione. Non ho capito. L'ottico in piena notte no, il radar sì. Quindi ad esempio quello che fanno è altri clienti, altri satelliti con cui stiamo parlando, durante la fase di visibilità, cioè la fase in illuminazione, faranno foto a terra. E durante la fase di eclisse, in notte, invece di fare, siccome non possono fare foto, hanno tempo libero e parlano con noi e scaricano i dati. Quindi mezza orbita fanno la foto, mezza orbita scaricano i dati e vanno avanti così. Questo poi è la funzione appunto, come dicevo, dei data center. Quindi le immagini vengono processate
a questi data center sono immagini. Un'immagine di Sentinel 1 sono 10 GB di dati, ok? Una foto in radar. Sono, ho capito, poi come fai? Non lo puoi sapere, non è problema dell'utente. Io fornisco, l'utente deve avere qualcuno che analizza questi dati. È ovvio, questo è appunto il problema loro. Ma questo già ce l'hanno, hanno già questa cosa, già lo fanno. Cioè già ci sono appunto i PAC, cioè Abwehrfahrtfenofen, ADLR, c'è una palazzina intera che si occupa solo di queste cose, ce n'è un'altra in Inghilterra, fanno solo questo, prendono tutti i dati che arrivano dall'osservazione terrestre e li analizzano. A seconda di quello che serve, quindi... possiamo finire e poi facciamo le domande? Che dite? Ricordatevelo anche tu. Finiamo un po'. Niente, perché era l'ultima slide. Questo dicevo, possiamo finire perché abbiamo finito. Io mi sono veramente concentrato sull'osservazione terrestre. Altre possibili applicazioni. Una è che verrà incrociando le dita nel 2018 anch'essa. È Columbus. Quindi, di nuovo, la stazione spaziale oggi comunica questi DRS attraverso NASA e per scaricare dati scientifici si parla di scaricare al massimo a 30 megabit al secondo. Quando abbiamo esperimenti scientifici, tipo ad esempio l'elettromagnetic levitator, io e me, il Columbus, diciamo che un po' me ne capisco di Columbus, ci ho passato un po' di tempo, questi stanno a scaricare dati per 12 ore di fila, cioè fanno 4 ore di esperimento, 12 ore scaricano i dati, 4 ore di esperimento, 12 ore scaricano i dati, perché il data rate non è attuale, i satelliti TDRS sono vecchi, le fotocamere, i sistemi di analisi sono migliorati esponenzialmente, la quantità di dati disponibile è molto più grande, ci vuole un sistema più veloce. Per Columbus noi useremo l'antenna KA, non useranno il laser, monteranno un'antenna sopra Columbus con un EVA, nel 2018 stanno adesso sviluppando, metteranno un terminal all'interno di Columbus, svilupperanno tutta la parte diciamo informatica per Columbus e poter gestire questa cosa, e comunicherà con noi e userà l'IDRS per scaricare dati. Ad esempio qualcuno parlava ieri di Bartolomeo, la piattaforma esterna, che scaricherà 100 megabit e lo farà attraverso l'IDRS. Un altro utilizzo classico sono gli esperimenti che con il real time feedback, ovvero se l'astronauta, se si fanno sviluppi tecnologici come ad esempio l'esperimento Meteron, che è quello per l'esperimento per guidare un rover a terra dall'orbita, l'astronauta deve vedere le immagini del rover che vede la telecamera, quindi abbiamo bisogno di fare un uplink di dati da terra fino a su, oppure ad esempio esperimenti con force feedback, tipo il classico force feedback dei videogame, cioè l'esperimento Haptics che usava la force feedback sui joystick di nuovo per studiare questo tipo di interazione a distanza. Bisogna mandare verso l'alto dati, non bisogna solo scaricare dati, quindi questo sarà di nuovo una cosa che aggiungerà una possibilità di fare che ad oggi si può fare solo in maniera limitata attraverso il sistema di NASA a un ratio di dati molto più basso. Altra possibilità sono le piattaforme aeree, quindi io qui ho messo sempre andando verso più basso. Non è solo intersatellitare, stiamo puntando a fare anche verso direttamente gli aerei. Per esempio, gli aerei di sorveglianza marittima, ci sono degli aerei che regolarmente volano sopra gli oceani e fanno foto di sorveglianza marittima, per esempio per monitorare i mari, per monitorare le navi, se ci saranno problemi e così via. Su questi aerei, siccome questi aerei, quando sono in mezzo all'oceano, non comunicano con terra e hanno, anche, hanno un sistema satellitare, ma a basso data rate, su questi aerei, oltre al pilota, volano 6 persone che vedono tutte le immagini prese al momento, riducono la risoluzione, scartano quelle che non sono buone, le selezionano e me ne mandano solo poche a terra. Quindi sull'aereo, oltre al pilota, ci vanno 6 persone che devono andare sopra tutto il tempo per fare questo lavoro. Semplicemente perché non hanno data rate sufficiente. Quindi una cosa che si può fare è che queste persone le potremmo mettere comodamente a casa o in un ufficio vicino a casa a fare questo lavoro da terra, perché attraverso il satellite possiamo scaricare questi dati. Ultimo esempio che faccio qua è un'altra cosa a cui stiamo guardando, è trasmissione dati terra a terra, per esempio per osservazioni scientifiche in zone remote. Se io ho un osservatore scientifico al Polo Sud o in Africa da qualche parte, in mezzo all'oceano, che prende immagini, ad esempio osservatori astronomici, che hanno tipicamente ormai grandissime quantità di dati anche loro, può costare di meno trasmettere i dati attraverso il satellite che posare i cavi attraverso l'oceano ad alta velocità e mantenerli.
quindi possibilità invece di passare da terra e posare i cavi sotto l'oceano che poi mantenerli in funzione e così via, o attraverso zone insomma remote, una possibilità è questa, di usare il laser fino a terra, e ovviamente avrà problemi rispetto al clima perché le nuvole un po' schermano, ma bisogna insomma fare di studio. E qui concludo dicendo che da domani lanceremo questa campagna, perché veramente, siccome è una cosa totalmente innovativa, stiamo veramente guardando in cosa possono essere gli utilizzi. Quindi stiamo lanciando al pubblico una richiesta di idee. Chi avesse altre idee su come si può utilizzare un sistema del genere è invitato a sottoporle ad Airbus attraverso questo sito, e il vincitore potrebbe vincere fino a 75.000 euro come fondi per sviluppare questo progetto, quindi potrebbe essere una cosa per l'università o per startup o cose del genere. Faremo, il vincitore avrà 75.000 euro e poi ci sarà anche supporto per una campagna di crowdfunding per il secondo posto. Quindi invito chiunque, se avete idee o intenzioni del genere, la presentazione sarà disponibile, potete trovare il sito, se avete idee siamo ben lieti di ascoltare. Non lo so. E niente, con questo ho finito, quindi se avete domande... Dicevo, se avete domande lo zio Marco Bruno può venire a rispondere. Quella. Sicuramente, ma già i sistemi di telecomunicazione sono appunto sono piuttosto, quelli che fanno appuntamento che fanno operazioni di internet sono già piuttosto precisi. Assolutamente sì, non è che hai tutti questi disturbi, quindi l'importante è sapere esattamente qual è il tuo assetto durante la sessione. Poi non è che in quei 5 minuti cambierà di così tanto, non è che ti muovi così. Ad esempio, questo terminal ha questo braccio e ha un certo peso. Per satelliti più piccoli stanno pensando di sviluppare un laser senza addirittura il braccio, facendo girare tutto il satellite. Gli costa meno, cioè veramente hanno il satellite che fa le foto, quando, come dicevo prima, durante la fase di sole, quando va in eclisse si gira tutto e punta, perché in questo modo si può fare un termine addirittura ancora molto più leggero, si va su 10 kg, quindi su satelliti piccoli si può aggiungere qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile. Però ovviamente si tratta di controllo d'assetto di quell'ordine di grandezza. Sì, c'era lui anche. Ho visto che sul braccio c'è una rete, praticamente. Tu parli di cerchio di acquisizione dalla parte remota di un certo diametro. 600 metri. No, è solo che con un laser di quelle dimensioni, a 40.000 km di distanza, la dimensione del fascio è quella. Infatti quello che stiamo... E ovviamente quindi quel watt che ha di potenza si disperde su tutta quell'area, quindi il flusso di potenza è veramente basso. E quello che dicevo si sta pensando, abbiamo visto che con questo telescopio di queste dimensioni riusciamo a trasmettere con un watt. Siccome abbiamo 5 watt a disposizione, si può fare un telescopio più piccolo, quindi fare un fascio leggermente più largo, che richiederebbe un puntamento meno preciso e così via, ma anche ha bisogno di più potenza, per esempio. Ma quella è proprio una questione di ottica, cioè il fascio si allarga con la distanza. Assolutamente, ma dovresti a quel punto, infatti, dovresti avere probabilmente un fascio più largo, quindi requisiti di puntamento, ma per non avere requisiti di puntamento esagerati dovresti avere un fascio più largo, il che significa di avere molte più potenze di posizione. Quindi di nuovo è possibile, l'idea è appunto, rispetto a un'antenna ci possono essere dei vantaggi, non lo so, quelle distanze così grandi potrebbe non convenire. Bisogna fare i conti del link budget, è una cosa. NASA ha lanciato un invitation to tender qualche mese fa per studiare comunicazioni ottiche per missioni su Marte, però di nuovo non so se lì stanno pensando di usare
il data relay verso Terra e poi, cioè, verso Marte da un satellite in orbita e poi da Marte a Terra attraverso comunicazioni normali, non lo so. Sì, ma dovresti avere anche un telescopio molto più grande. Vado in ordine, c'è prima lui. Le domande sui tempi un sacco di soldi. Costa molto, e data rate non supera i 10 megabit. Con le satellite come Gaia o altri che invece producono quantità enormi di dati paragonabili, neanche non ancora paragonabili a questi, mi chiedevo se non fosse meglio invece utilizzare. Il problema del clima è il clima, ovvero le nuvole, se c'è nuvoloso sei fregato. Quindi terra, innanzitutto l'atmosfera, anche quando c'è l'umidità, dà un fastidio enorme. Quindi se sono in zone in alto, come dicevo, per esempio osservatori, potrebbe essere buono, e se sono in zone umide potrebbe essere un grosso problema. Quello che si sta pensando, oltre al terra-terra, è usare piattaforme d'alta quota, ovvero per esempio un drone a energia solare che gira in tondo sopra le nuvole e usa il laser, e poi lui verso terra usa l'antenna normale, ma a una distanza molto più vicina. Quindi questa potrebbe essere un'opzione. Dici fuori dall'orbita. Di nuovo bisogna fare il calcolo per questo poi qui, dell'link budget. Potenzialmente sì. È evidente che c'è sempre il vantaggio o svantaggio del laser, è che il fascio è molto stretto, quindi è un data rate molto alto, ma è molto stretto, quindi devi puntare con una precisione molto precisa, e sei sempre solo point to point, non puoi usare un multifascio con un'antenna e servire più piedi a suo tempo. Un'ultima cosa, e punta il nostro laser sui DRSA, al momento punta verso terra, cioè nel satellite è messo di sotto, è fatto per quello, bisognerebbe fare un sistema completamente nuovo. Quello che posso dire è che tutti oggi stanno guardando i DRS, perché tutto il mondo, perché siamo i primi al mondo a fare questa cosa, nessuno l'ha ancora fatto. Ci sono stati test fatti dagli americani e test fatti dall'Europa, ma nessuno ne ha mai fatto un servizio. Quindi sono tutti lì che lurcano, come si dice, aspettano a vedere se veramente funziona. Esatto. Ritorno a te, ma ci sono altre due domande che sono... Sì. E il corso di dire, vediamo che sta succedendo, mi chiede non solo che ci sia ma che sia un altro satellite che sta passando lì sopra. E che abbia il doppio sulla terra. Assolutamente. Allora, tutto dipende da quanti, cioè questo non dipende da noi, giusto? Dipende dall'altra parte. No. Però, per esempio, noi serviremo i Sentinel 1A e 1B e 2A e 2B, solo i 3, 4, 5 non monteranno l'altro, che saranno 4 satelliti che passano, quindi di nuovo la copertura sarà abbastanza buona, in tempo reale non lo so, ma di nuovo dipende da quanti sono i satelliti, quindi noi facciamo una parte, non saranno gli unici clienti, stiamo lavorando con altri che faranno altri satelliti di sorveglianza fondamentalmente, che faranno questo lavoro. In più, se ci aggiungiamo poi la sorveglianza marittima fatta dagli airborne, dagli aerei, insomma, metti tutto insieme, e ovviamente coprire tutto il globo ci vuole un sacco di satelliti che stanno girando, ma... Sì,
Il tempo di un'ora è veramente il tempo in cui possiamo garantire il servizio, perché è il tempo in cui processiamo i dati e li mandiamo al satellite. Teoricamente possiamo farlo anche nel giro di 15 minuti, ma... Il concetto è first come, first serve, ovvero se noi siamo occupati, purtroppo mi dispiace, il cliente vedrà un blackout. Quindi ovviamente per la privacy dei dati, se ho due clienti, io non voglio che il cliente B veda cosa sta facendo il cliente A. Per il cliente B, se sia un'anomalia, se sia un'attività di manutenzione, se sia un altro cliente, per loro è una fascia nera, non possono accedere a quello. Se comunque lui ne ha bisogno, possono, esiste implementato nel sistema un emergency flag, ovvero nella richiesta possono dire emergenza. A quel punto la richiesta non viene automaticamente scartata dal sistema, ma intervengo io, mi arriva sulla scrivania a me. In realtà io non faccio 24/7, io faccio depression manager, ma ho gli operatori che fanno 24/7, quindi arriva sulla loro cattedra, e a quel punto si dovrà interagire con l'altro cliente che ha già richiesto la sessione, e gli si dovrà dire: senti, guarda, quell'altro c'ha l'urgenza, ti posso spostare la link session a te? E qui bisogna, poi si fa. Ovviamente se l'altro cliente anche lui di notte non c'è, non si può fare. Questo noi, come richiesta da alcuni clienti, abbiamo che la probabilità che quando loro richiedono una link session il servizio è disponibile, non occupato da qualcun altro, deve essere superiore del 98%. Ovvero tutto dipende da quanto è carico il sistema. Noi il sistema non puntiamo a caricarlo all'80%, puntiamo a caricarlo al 40-50%, di modo che sia sempre un po' libero, di modo che per queste cose sia più probabile che ci sia spazio libero. E quindi facciamo più satelliti, perché così abbiamo più servizi. Il primo satellite ha un laser solo, il secondo ha un laser solo, il terzo, se va bene, ne avrà 3-4, e quindi possiamo avere più servizi. Sarà l'ultima domanda. Ultima domanda. Perché così no. Cosa vuol dire? Il KA è un gigabit 8, il nostro, diciamo 1.8. Sì, però l'antenna è molto più grande, è molto più potente. Sì, noi scarichiamo tutto quello che arriva, lo scarichiamo tutto in tempo reale. Sì, quello sì. Esatto. Niente, B non c'è, perché sono cambiati i piani. C'erano i DRS A e i DRS B. I DRS B doveva essere un altro payload tipo i DRS A. È intervenuta la Baviera, ha messo un altro po' di fondi e ha detto: vogliamo un control center a Oberpfaffenhofen, nel centro quartiere tedesco. Ha messo un po' di milioni di euro e ha detto: facciamo un satellite unicamente dedicato ai DRS. E quindi hanno cancellato i DRS B e hanno fatto i DRS C, che è un satellite interamente, mentre i DRS A è un payload solo su un satellite di Eutelsat. I DRS C sarà un satellite interamente nostro. Quindi il B, che era un altro payload, diciamo, l'hanno cancellato. Abbiamo preso i tot soldi dalla Baviera per costruire un satellite e mettere il centro di controllo. Però il terminal costa anche quei soldi. È una cosa molto, 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 molto avanzata. Sono 20 anni che TESAT, che è un'azienda proprietà di Airbus, che sta a Stoccarda, ci sta lavorando insieme all'Agenzia Spaziale Tedesca di Berlino. Sono circa 20 anni di sviluppo. E, come dicevo, un terminal oggi unico al mondo, quindi è una cosa che costa, insomma, anche un milione di euro. E stiamo anche lì puntando a ridurre le dimensioni e ridurre i costi, ovviamente. Qui siamo a livello di prototipo quasi oggi. Oggi ne abbiamo. Nello spazio ne abbiamo 5 oggi. Ce ne sarà, perché fondamentalmente uno è su AlphaSat, che è un altro piccolo di test, uno è su nostro DRS A, e poi abbiamo 3 Sentinel nello spazio che ce li hanno. Ci sarà poi Sentinel 2B che ce l'avrà, e ci sarà il DRS C. Questi sono i primi. Se poi cresce, come speriamo che funzioni, ovviamente è solita cosa, si inizia dalle prime cose e poi si ottimizza. Prima si inizia a far funzionare, poi si riducono i costi, riducono i pesi. Chi è fatto la domanda? Siamo per i DRS A 15 anni, quindi fino al 2030 è il contratto ad oggi. Anche lì di nuovo dipende da quanto sono parti che si consumano, perché si muove, quindi secondo quello che, insomma, da design requisito era 15 anni. Speriamo bene.
fra 15 anni probabilmente un gigabit e 8 non basta più, per se vanno avanti a questa velocità a sviluppare macchine fotografiche. Ma quelli che sono nello spazio, i TDRS sono nello spazio da 20 anni ormai e hanno data rate di 100 megabit e questo abbiamo oggi. Purtroppo per lo spazio ci vuole sempre tempo a sviluppare. Hai ragione, assolutamente, ma cominciamo da questo. Poi se nel frattempo vediamo che non basta più, il problema ad oggi quando parliamo ai clienti è che non se ne fanno niente di così tanti dati, certo, non tutti hanno bisogno veramente di così tanti dati ancora. Vai. Assolutamente. Devono avere montato un laser anche loro. Sì, e come diceva qualcuno, è anche un cambio filosofico importante. E quindi non tutti hanno accettato, per esempio, Sentinel ha solo montato il laser per scaricare dati scientifici, non scarica la telemetria del satellite attraverso il laser e non riceve comandi attraverso il laser. Perché comunque è un passo avanti già, ma non hanno fatto il passo filosofico successivo di fare operazioni con i satelliti in real time. Marco ci può spiegare il modo in cui le operazioni, che significa rivoluzionare totalmente il modo in cui si fanno le operazioni satellitari da 60 anni. E con un qualcosa che si può fare che prima non si poteva, si potrà fare se serve, ma ci vuole del tempo. E sicuramente quello che mi aspetto io, la mia percezione è che tutti stanno guardando per vedere se funziona veramente. Inizialmente guardano, no, ma diciamo non solo i competitors, ma anche i potenziali clienti, se vedono che la cosa funziona, cioè si tratta, non puoi semplicemente mettere il laser, devi cambiare il sistema, il ground system, devi cambiare le operazioni, devi cambiare tutto il design, quindi devi veramente farlo in fase di progettazione del satellite, prevedere già che farà operazioni in quel modo, e quindi il mission statement sarà diverso, cioè l'obiettivo di missione sarà diverso perché ha una cosa, sì, assolutamente. Il nostro satellite? Assolutamente trasparente. Il cliente può anche crittografare, noi non vediamo, cioè noi prendiamo dati e li mandiamo giù. È un tubo. Vai nel tecnico, io non sono esperto di telecomunicazioni. È un tubo, cioè veramente arriva il dato e quello che passa viene mandato giù. Noi siamo solo un'autostrada, facciamo passare i dati. Quello che c'è nei dati non è compito nostro, è compito del cliente. Ma è punto a punto questo, perché il laser è punto a punto, non puoi avere multi fascia, punto a punto, stiamo parlando di 500 metri. Ma intanto è comunque un canale, è comunque un dato, cioè è un cliente alla volta, cioè con un laser serve un cliente, se abbiamo due laser possono servire due clienti. Il fascio è così, cioè il vantaggio, scusate, non volevo fare brutti, cioè, il fascio è piccolo, ed è il vantaggio che è piccolo è anche del... E con questo gesto di moral suasion vuoi fare una domanda? O... sì, no, velocissima. Mi avevi detto che tu non hai dettagli. È on off per ora, quindi immagina se cominciamo a usare qualcosa di diverso, il data rate sale. Per ora cioè già con l'on off ha un watt bare 0 e data rate di 1 gigabit e 8. Se cominciamo a usare modulazioni migliori, per ora è un off. Va bene, grazie Sergio.